Dai su, muso da colmo, muoviti a scattare questa foto che, finito tutto, smontiamo baracca e burattini, si torna a Milanello che bisogna lavorare. Arbeiten, 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 lavoro, lavoro, lavoro. Fermi tutti ragazzi che femo la foto, eh. A touch of class. He walks in and grins that grin, and they all fall en masse. Got to be the total heat. What's a touch of class? You find you'll adore her cool, plus that touch of class. Want to toast the Maximos, simply raise your glass. I'm involved, cause he's resolved to hit and run the pass. So he fought till he got caught by a touch of class. So he fought till he got caught by a touch of, just a touch too much of, just a touch of class. Nereo Rocco è nato a Trieste, nel rione San Giacomo, il 20 maggio 1912. I Rocco erano la classica famiglia medio-borghese che aveva saputo guadagnarsi agio e rispetto con il duro lavoro alla macelleria Rocco, situata in uno dei palazzi storici in via Tarabocchi a Trieste, nel rione San Giacomo. In quel popoloso rione non mancava nulla, c'erano infatti ristoranti, bar, cinema e appunto la macelleria dei Rocco. Nel 1925 il padre Giusto dovette cambiare il cognome, sì, perché i Rock con la H finale erano di origini austriache e l'Italia fascista doveva essere italiana al 100%, quindi chi aveva il cognome straniero doveva italianizzarlo. Il signor Rock come cognome scelse Rocchi, ma l'impiegata capì male e scrisse Rocco. Mai suo padre avrebbe immaginato che da lì a qualche anno quel cognome sarebbe stato amato e celebrato da tutta l'Italia pallonara. Ma veniamo ai giorni nostri, siamo a Milanello, la stagione è quella del 71-72, Rocco sta guidando un allenamento a ranghi ridotti, ci sono Benetti, Schnellinger, Bigon, Prati e Sabadini, noi siamo lì in attesa dell'intervista e ci godiamo lo spettacolo. Dai su Romeo, tira su bene i genocci, non sta là a fare il furbo, guarda la Volkswagen come che fa bene, dai su, forza ragazzi, appena quei tre ha finito di fare corsa andiamo a tavola, dai su, forza, Pierino, Bibi, accelerate che Tato vi ha dato la paga, dai, se mi correte così domenica mio nonno è più veloce di voi, dai su, forza. Dai Romeo, Volkswagen, ancora due minuti e abbiamo finito, dai. Dammi il tempo, detto che Gagpegna fa il giro del campo, dai. Dai su Romeo, Volkswagen, non vi fermate, non avete mai visto un aereo in cielo. Su, veloci. Ancora 10 minuti, fate ben che andiamo a mettere a posto lo stomaco, dai! Su, veloci, che c'è fame!
Dai, dai, su, Pierino, Bibi, che tanto sei più veloce, dai, su, veloce, correre, correre, musica cool. Allora, Tato Sabadini, Nero Rocco compie 110 anni, chi più di te può parlarci del Paron? Il Paron era un personaggio proprio, guarda, che lo detto, ci faceva fare i giri di campo saltando la corda, con la corda saltavamo e facevamo i giri di campo così, però effettivamente è coordinazione questa, perché sì. Imparare a muovere le braccia e a saltare direttamente nella corsa. Poi mi ricordo che un giorno lui era ai bordi del campo, bello lì con le sue bretelle che pendevano, il cappello di paglia, e gli fa a Cesare: Cesare, fagli fare 45 minuti, va bene, va bene, Cesare, va bene, signor Rocco, no. Anche cominciamo a girare. Passa il tempo, e giri di campo, giri di campo, giri di campo, con vari esercizi che si faceva fare Cesare. Ma nel momento passano i 45 minuti, noi continuavamo 50 minuti. Nel momento rivediamo Cesare, ma guarda che sono passati i 45 minuti, siamo già bene oltre. E Cesare, ma hai capito che fischia lui? No. Continuiamo, nel momento era passata quasi un'ora, e allora Cesare si ferma davanti, no, lui gli fa: Scirocco, Scirocco, lui aveva gli occhiali, sai, aveva la mano messa così, c'era addormentato in queste parole, Scirocco, si sveglia di colpo e fa: ancora un minuto. Grande, ma senti un po', ma quell'allenamento che abbiamo visto, quella ricostruzione, diciamo era quello il clima di lavoro, no? Con Nereo che interagiva con voi con battute, l'aereo, o no? Giusto? Sì, guarda, proprio ti faceva morire da ridere, no? Ti ho detto che quando ha avuto problemi del fegato, così, no? C'era il dottor Monti che gli ha detto: signor Rocco, gli fa, deve bere un po' di fiuggi, deve bere fiuggi, che così la fa stare meglio, per si deve disintossicare. Allora vabbè, ha detto, va bene, proverò a bere la fiuggi. Passa il giorno, passa due giorni, siamo lì, prima dell'allenamento, vedi che scende dalla camera, sempre con le pretelle tirate giù, i pantaloncini corti, e aveva la bottiglia di fiuggi sotto il braccio, no? E fa, dottor! Dottor, dove sei il dottor? Dottor, sì, signor Rocco, guarda cosa fa se con le tue fiuggi. E gli fa, al barista gli fa, apri quella serrata, ha aperto la serrata e l'ha buttata fino a metà campo. A rischio. A rischio di ammazzare qualcuno, cacchio. E poi gli ha detto, ti ho fatto diventare dottore, io ti ho fatto diventare. E voleva lo champagne. Ma ascolta Tato, durante la partita Nereo guardava passivamente oppure si arrabbiava, si alzava, gli dava indicazioni? No, si alzava ogni tanto e ti gridava, no? Perché una volta ero lì vicino a lui e sentivo che dicevo: Tato, Tato, cosa fa quel muso di mono là? Scirocco, ma io sono qua. Strepitoso, guarda. Ti faceva morire, guarda. Senti, il tuo bigliettino di auguri che mandiamo in paradiso a Nereo Rocco, che cosa gli scrivi sul tuo bigliettino? Ma io gli voglio dire che il suo appellamento che mi ha fatto tirare fuori un certo carattere da Milano, perché prima effettivamente abituato alla Sampdoria, sai, eravamo abituati più che altro a salvarci in linea di massima, invece lui che mi ha martellato per 2-3 mesi dicendomi: fior di cupo di culo,
Come ne va così con sui pantaloni bianchi? Te sei mica al Marco, te sei a Milano, eh? E sono praticamente, alla fine abbiamo bisticciato di brutto, però poi mi ha detto, da te in avanti andrà in nazionale, mi ha detto. Ed effettivamente insomma mi ha dato quella spinta, hai capito, quella rabbia, che poi da quel momento lì sono, insomma, ho cominciato a essere un po' la Milan, ecco questo. E quindi lo ringrazio, perché effettivamente è stato un papà, perché anche nei momenti difficili lui magari cambiava, interveniva e era come un papà, come ti prendeva a braccetto, ti diceva uno di moda, guarda che non te devi fare così, perché te devi fare così, no? Capito? E quindi era burbero al momento giusto e poi un papà anche nei momenti difficili, insomma. Quindi gli dico, signor Rocco, tanto so già che sarà là con Cesare, con Aquileti, con Prati, con Vignoli, con tutti i nostri, a Rosato, tutti i nostri grandi amici giocatori che hai avuto, e quindi sono sicuro che gli romperai un po' le palle anche a loro. Sicuramente. Sei stato un grande papà e un grande uomo. Ti voglio bene e poi ci rincontreremo, così almeno saprai con chi sfogarti. Va bene, Tato, io ti ringrazio. Che dire, io sono onorato e felice di averti come amico, non sai quanto, perché veramente, a parte che tu, Giorgio, siete pezzi di storia che camminano, no? Biasiolo, quindi voglio dire, poter ascoltare dalla vostra voce questi racconti è impagabile, ma al di là di quello sei una persona meravigliosa, quindi sono onorato. Caro Tato, allora ci rimani in linea, che ci salutiamo e ti mando quel link famoso, ok? Va bene. Grazie, Tato. Nereo Rocco, siamo l'assassino. Perché questo posto? Ma l'assassino perché Ottavio Gori, che è il titolare, il cuoco del Milan, mi tratta bene quando vengo qui, so quello che mangio, conosce bene quello che mi piace e che non mi piace, quindi insomma con Ottavio siamo tutt'uno. Lui mi capisce con uno sguardo quando arrivo, sa già quello che voglio, e poi qui mi tutela, non mangio tranquillo, insomma. Nereo, sei stato bollato come un catenacciaro, ma possiamo dire che non è così? Ma probabilmente la mia battuta, primo non prenderle, ha confuso un po' le idee ai giornalisti che mi hanno marchiato come catenacciaro, ma assolutamente non è vero. Basta dare un'occhiata alle mie formazioni. Il Padova, ad esempio, giocavo con Brighenti e Mariani, e che ne hanno giocato così bene, hanno assimilato bene le mie idee, che sono stati convocati in nazionale entrambi contro l'Inghilterra a Wembley, segnando tutte e due, tra l'altro. Oppure nel Torino giocavo con un tridente, con Bin, Meroni e Simoni, quindi voglio dire, tre attaccanti veramente importanti, soprattutto con Bin, che era una furia in campo ed era ben coadiuvato, insomma, da Meroni e Simoni, mentre nel Milan avevo due attaccanti di valore lì davanti, Pierino Prati, Sormani, e dietro Rivera, oppure Prati, Combin, Amrin, insomma avevo diverse combinazioni con quell'attacco, quindi veramente quando dicono che io ero un catenacciaro, veramente la cosa mi fa ridere. Catenacciari erano altri, non era Nereo Rocco. Nereo, qualche tempo fa mi hai detto che avevi un grosso rammarico per la stagione 70-71, qual è? Ma il fatto di non aver schierato Trapattoni all'ala destra nel derby di ritorno contro l'Inter, che abbiamo perso 2-0, gol di Corso e di Sandrino Masola,
Non solo non ho avuto il coraggio di metterlo all'ala destra, ma l'ho tenuto in panchina. Ecco, secondo me, perdendo quel derby, quel pomeriggio abbiamo perso il campionato, anche se con la sconfitta eravamo avanti di un punto lo stesso, però e il morale è andato sotto i piedi e praticamente abbiamo perso il campionato. Ecco, quello è una cosa che non mi perdonerò mai. E senti un po', poi arriva il Milan, Nereo Rocco ti vuole e subito mi dici che ti tratta come un figlio, dal primo minuto, sbaglio? Come un figlio e soprattutto la consacrazione. Io sono venuto a Milano spaventato, diciamo, fra virgolette, perché sì, ho toccato dei flash internazionali come la Champions che abbiamo fatto con la Fiorentina, che purtroppo è durata non molto. Però quando sono arrivato al Milan, sapendo che c'erano tutti i nazionali, Snelling, Rosato, Anquilletti, Benetti, Rivera, Prati, ho detto no, io non sono all'altezza di poter giocare in un club così importante. Perché? Perché prima di tutto venivo da un anno disastroso e fisicamente stavo male. E direi che invece tutto è andato come io non avrei mai pensato. Ho trovato veramente, al di là del professionismo, ho trovato delle persone veramente umane, vere, che mi hanno permesso, io non smetterò mai di ringraziare il professor Scotti, il dottor Monti, tutti i medici e la squadra tutta, e mi ricordo a Milanello che io avevo un problema, non mangiavo più, avevo un problema, mi era preso un esaurimento nervoso forte, non mangiavo più. E la mia condizione precaria, avevo perso 8-9 kg. Che già è rimasto. Potevo pensare di andare al Milan, con tutte venivano da traguardi importantissimi. Potevo pensare di fare quello che poi era il trascorso, cioè ciò che ho fatto, cioè Coppa Italia, campionato, Coppa delle Coppe. E quell'anno lì direi che forse è stato il più bel campionato dopo alcuni della Fiorentina, dove mi hanno visto protagonista nell'anno dello scudetto, però vincere la Coppa Italia, vincere la Coppa delle Coppe. Poi, e soprattutto, e vorrei menzionarlo a Nereo Rocco, perché per Nereo Rocco con me avesse avuto veramente quell'impatto giusto, perché mi ha saputo prendere a senza bisogno di parlarmi. Io mi ricordo, andai a Coverciano, lui era docente, e mi presentai a Coverciano e lui mi disse: ciò, sei tutto qua ciò che abbiamo preso. E io ero magrissimo. E io gli dissi: signor Rocco, e lui mi disse: tu vai al mare, rilassati, troverai una famiglia. Io non ho trovato una famiglia, ho trovato dei fratelli che devo ringraziare tutto quello staff, tutte quelle componenti, tutti, dal cuoco, da Claudio, mi ricordo, da Franco, c'era, devo ringraziare tutti, perché loro mi hanno aiutato a venire fuori da una situazione veramente difficile. Addirittura, e senti un po', e dei compagni di squadra di allora, chi è che porti maggiormente nel cuore? Senz'altro guarda, tutti, ma ci sarà qualcuno più... Guarda, perché poi noi calciatori poi ci disperdiamo, no? E infatti, certo. E un po' a sinistra. Poco tempo prima che Anquilletti mancasse, mi aveva telefonato e mi ha detto: Luciano, Anquilla, porca miseria. Perché poi è chiaro che sì, a volte no, con Albertosi sono lì a Forte delle Marmi insieme e ci sentiamo tutti quanti, però, e con tutti gli altri, Turone l'ho ritrovato perché faceva allenatore. Ti mando però i saluti a proposito di Silvano Ville e Pirino Prati. Ah, questo mi fa pensare, ho sentito Prati e tutto quanto, però Anquilletti mi chiama e mi dice: Luciano, senti. Sì, andiamo. E se senti, mi resti, fa un favore, c'è un amico, stessi sempre la Fiorentina, ho detto: no, guarda, sono uscito dal giro, dice no perché volevo una maglia, ho detto: guarda Anquilla, te la mando così, no? Poi ho saputo della disgrazia poco tempo dopo e sono rimasto veramente male. Però li porto tutti veramente nel cuore, perché credo che tutti mi abbiano aiutato. È chiaro che poi
ognuno può, ha altri percorsi, altri tempi, sono andato a Napoli. Infatti, un addio che fino quasi a 40 anni. Un addio che i tifosi, che noi tifosi rossoneri non abbiamo, non avremmo mai voluto vedere. Però io, andarti via. Se dovessi dire, nel calcio si dicono tante, no? Tante grazie, tutto quanto, però io credo che in quel momento Milano mi abbia. Se io ho continuato a giocare, se io ho continuato a fare delle cose. Grazie a Milano. Grazie a Milano. La Fiorentina mi ha dato tutto. Però in quel momento io addirittura avevo pensato di smettere anche di giocare al calcio. Sai che io sono un imitatore, no? Tra le mie imitazioni c'è anche Nero Rocco, il Paron. Sì, una volta me l'ha fatta al telefono. Ecco, posso farlo. Se è stato uguale, mi hai anche. Mi hai anche emozionato. Ma ti voglio dire che Luciano Chiarugi è un giocatore che ho sempre amato e dal primo minuto e io non lo avrei mandato mai via del Milan, sarebbe ancora lì oggi. Ma te se guarda, veramente quando me l'hai fatta al telefono, sei stato impressionante. Ti ringrazio. Ora me l'hai rifatta perfetta, ma al telefono sei stato. Mi hai. Ho detto no, è impossibile che non possa imitare una persona così. E sei stato veramente grande. Ti ringrazio. Come lo sei tuttora, ti ho conosciuto e grazie anche. Ma assolutamente, sono io che ringrazio te e ci rivedremo comunque presto. Volentieri. Adesso dobbiamo scappare, magari proseguiamo. Assolutamente sì, assolutamente. Va bene. Allora ragazzi, ringraziamo Luciano Chiarugi. Grazie a voi. Comunque sai che io rigioco le partite virtuali, sì, le metto su internet. Me l'hai detto anche questo. Ecco, allora farò i mondiali del 70, Luciano Chiarugi sarà uno dei 22, te lo dico adesso, almeno nel virtuale. Ti ringrazio. Grazie Luciano. Wembley 63, la finale contro il Benfica. Le cose però non cominciano benissimo. Che è successo, Nereo? Ma vedi, dicono tutti che contro il Benfica furono Ghessi e Maldini a rimediare ad una marcatura sbagliata. Tolsero Eusebio Benitez e la affidarono a Trapattoni. Il Milan, che in quel momento perdeva 1-0, vinse 2-1. E niente di più sbagliato, perché fu deciso il giorno prima, anzi la sera prima. Ci eravamo riuniti il sottoscritto, il povero Viani, Maldini, Ghezzi, Rivera e Sani, studiando la partita, le disposizioni erano ben precise. Si comincia con Benitez e su Eusebio e casomai utilizziamo Trapattoni, quindi tutto era stato previsto e deciso a tavolino. Trapattoni alla tattica, Trapattoni su Eusebio. Finora si è parlato di errori tattici, di errori tecnici, ma di errori in una parola professionali. Rocco però rifiuta questa interpretazione del ruolo di allenatore e ti spiego perché la rifiuto. E per me è qualcosa di molto più complesso, di più profondo, siamo sinceri, per mettere un difensore veloce sull'attaccante veloce o il difensore più grintoso sull'attaccante più battagliero, siamo bravi tutti. Nei corsi di Coverciano le insegnano molto bene queste cose, ma dovrebbero anche insegnare come si fa a trattare una squadra. Io parlo per esperienze, perché nel Milan vivo quasi quotidianamente queste situazioni. Io arrivo da Trieste, alleno il Milan, che è una delle migliori squadre d'Europa, del mondo forse, una società che cerca sempre di darmi i giocatori migliori, quindi non ho grossi problemi su come impiegarli o farli giocare. Al massimo si tratterà di studiare qualche mossa qua e là per una partita impegnativa. Il vero problema, e l'ho capito il Milan, e un altro è far convivere 20 milionari che provengono dai ceti più disparati e cercare di appianare le divergenze che possono sorgere, i contrasti tra i diversi clan che inevitabilmente si formano in seno all'ambiente. E perché non dimentichiamo che Dio fa gli uomini e tra loro poi li accoppia. Cercare, insomma, in una parola, di mandare avanti questo gruppo di persone senza tanti sbassi e senza tante polemiche. La tattica, l'allenamento con i giri di campo e la ginnastica mi fanno ridere. Non si vincono così le partite, si vincono soprattutto nel chiuso dei ritiri, e quando li vedo ridere spensierati questi ragazzi, allora
Allora tiro un bel sospiro di sollievo. Anche per questa volta è fatta, mi dico, ma domani c'è da ricominciare. Bisognerà essere il papà, l'amico, l'esperto, il consigliere. Insomma, questo papà, questo amico esperto, questo consigliere qualche volta sbaglia, anche nel giudicare un giocatore. Può capitare a tutti, ma comunque ho sbagliato nel valutare bene i giocatori che poi si sono rivelati inutili e nel valutare male i giocatori che invece si sono rivelati utili, i nomi. Io comincerei da Fontana, il terzino che abbiamo preso dalla Roma, sembrava chissà cosa con noi, però non è mai riuscito ad ingranare. Proprio non si inseriva nell'ambiente, nella mentalità del Milan. Scala invece per il nostro gioco non serviva, al Vicenza della Fiorentina invece è stato quasi sempre indispensabile. Un giocatore può anche piacermi ma non servirmi, come nel caso di Rognoni. Pensavo di trovare chi sapesse concludere il lavoro degli altri e mi sono trovato davanti un rifinitore, perché Rognoni è un bravo rifinitore. E io invece pensavo che Rognoni fosse un goleador, invece mi sbagliavo. Oppure prendete Zignoli, all'inizio non ero per nulla convinto delle qualità di Giulio, oggi ammetto che è uno dei nostri jolly più preziosi, uno dei punti di forza, ma gli errori alla Zignoli io li benedico, me li auguro ogni anno. Non mi auguro invece di essere costretto a scegliere tra due giocatori e da acquistare. Allenavo il Torino in estate, assieme a Pianelli si decide di rafforzare l'attacco, ci rivolgiamo alla Fiorentina, due nomi, Orlando che aveva vinto la classifica dei cannonieri o Amrin che non era più ragazzino di primo pelo. Qual è in questi casi la scelta logica? Prendere il più giovane che dimostra di essere anche il più in forma. Qualcosa però nel mio intimo mi diceva di puntare ancora su Amrin, l'avevo conosciuto a Padova. Appena arrivato in Italia dalla Svezia sapevo che non era finito, tuttavia in ultimo cedo alla ragione e con il risultato che Orlando disputa un brutto campionato, non si ambienta nella società, non va d'accordo con il pubblico, ma lo sbaglio mi è servito perché due anni dopo ho avuto il coraggio di portare Amrin al Milan in cambio di Amarildo e con Curto ho vinto la Coppa delle Coppe, campionato e Coppa dei Campioni. Nereo, lasciare il Milan da campione d'Europa non è stato sbagliato, una scelta avventata. Cosa avrei dovuto fare? Mi sono guardato in giro e mi sono trovato una sistemazione. Torino è andata più che bene, insomma, abbiamo fatto un terzo posto in una piazza che non si era ancora del tutto ripresa dal dramma di Superga. Infatti era un Torino era sempre a mezza classifica, aveva conosciuto anche la Serie B. E quindi me ne dai del Milan, e se anche fu un errore l'ho pagato in prima persona, dato che a Torino non ho trascorso 4 anni facili. E questo per esclusiva mia colpa, perché sono un Nereo Rocco e ho le mie abitudini, le mie idee. Non mi trovavo come tipo di vita con la città e forse non mi trovavo molto con i tifosi. Io sono incapace di fare proclami o di affermare pubblicamente che sono il più forte, il più bravo. E poi c'è anche una cosa, avevo paura della Juve, Pianelli in questo aveva ragione, una paura così non l'ho mai provata, però io, allenatore del Torino, temevo la Juventus perché la vedevo bella, omogenea, più squadra di noi in ogni reparto e magari inconsciamente trasmettevo queste mie ansie ai giocatori. Anche se una volta in Coppa Italia questa Juventus l'abbiamo battuta. Ecco perché sono sincero quando dico che ammiro Giagnoni per come sa caricare il Torino. Il vecchio Toro ha proprio bisogno di un allenatore come lui. Marzo 1934, che mi dici? Si gioca Italia-Grecia, finisce 4-0 ed è il viatico del primo titolo mondiale di calcio della nazionale di Pos. E con gli azzurri scendo in campo per la prima volta e anche la prima volta di un giocatore triestino. E proprio grazie a questa mia unica presenza con la maglia azzurra ho potuto ottenere il patentino di allenatore, perché all'epoca il regolamento prevedeva bastasse una sola presenza nazionale per averlo. E quindi
sono stato fortunato, insomma, in questa circostanza. Ma a casa erano contenti del tuo lavoro? Mia madre voleva che diventassi ufficiale di marina, donna Benedetta. Mio padre voleva che diventassi suonatore di pianoforte, uomo benedetto. Ho avuto un nonno che era scappato con una domatrice di cavalli da circo e io avevo voglia di scappare e scappai col pallone. 300 lire per giocare in casa e 400 per giocare fuori. Ero uno dei giovanotti più ricchi di Trieste. Da Mesala Mancina ho fatto il mio esordio in Serie A con la maglia della Triestina e poi sono diventato allenatore della Triestina nel 47, quindi la Triestina sarà sempre nel mio cuore. Poi è arrivato il Padova, ho allenato il Padova, grandi soddisfazioni anche lì, ma io alla domenica sera rientravo sempre a Trieste e questa abitudine l'ho mantenuta persino quando ero a Torino, tornando a casa con la mia Alfa Verde. E quindi, che dire, Trieste nel mio cuore, però devo dire una cosa, che quando torno a Milano e arrivo in Viale Zara mi sento già a casa, perché Milano mi è entrata nel cuore come Trieste. Ma cosa posso dire, è stata una battaglia non certo da parte del Milan, ma da parte loro che non hanno giocato a calcio, ma a calci. E adesso dovrò fare la conta dei giocatori per il prossimo impegno di campionato. Posso soltanto dirvi che giocheranno i vivi, ecco. Parigi con l'autostrada, Berlino e metrò, tra Milano e STRAMILANO. Ogni giorno Milano esce fuori di mano, crescendo va, diventa una città. Larga fuori di qua, sbatti fuori di là, ti tira su, ti sponda giù Milano. Tra Milano e STRAMILANO. Montemerlo confondi col Pincio, al Naviglio, col Po. Vai lontano a Parigi con l'autostrada, Berlino e metrò. Tra Milano STRAMILANO. STRAMILANO. Piano piano Montemerlo confondi col Pincio, al Naviglio, col Po. Vai lontano a Parigi con l'autostrada, Berlino e metrò. Tra Milano STRAMILANO. STRAMILANO. Bene, cari amici ascoltatori, avete visto dunque la copertina dedicata al Milan, campione del mondo che rientrava a Milano, e abbiamo collegato con noi Nereo Rocco. Nereo, buonasera. Buonasera a lei, caro Pissule, grazie per avermi invitato, anche se devo scappare subito perché gli impegni ci chiamano anche stasera. Ecco, Nereo, una cosa, innanzitutto, come sta Nestor Combin? Ma un po' pesto, ma sta bene. L'importante è che sia tornato a casa con noi, è stata un'avventura veramente incredibile, ma sono cose che, vabbè, pazienza, lasciano il tempo che trovano. Ecco, prima di parlare del campionato di Serie A, andiamo a vedere il servizio su Milan e Estudiantes. Ovviamente non c'è commento perché c'è il commento del nostro telecronista Nicolò Carosio. Partiti. Tonieri. Medina. Per mezz'ora.
opere fatte. Confesso, ora intanto c'è il cartellino giallo per Schneider che deve stare attento, perché adesso se prende un altro cartellino il Milan rischia di giocare questa partita in 10, dovrà stare molto attento. Schneider ha potuto scendere in campo con i propri compagni. Riviera che ha dichiarato avrei giocato anche su una gamba sola, intanto c'è un calcio di punizione, attenzione c'è un altro cartellino giallo e quest'arbitro sta ammonendo, vediamo un po', effettivamente il fallo di Sormani ci può anche stare, però speriamo che sia severo così anche con gli argentini qualora questi dovessero dimostrare. Adesso c'è il tocco per Sormani. Attenzione Rivera, la finta, Prati, il gol, Pierino Prati porta in vantaggio il Milan. Gol di Pierino Prati, scusate l'emozione. Pierino porta in vantaggio il Milan, Milan 1 e Studiantes 0. È un gol che ci riempie il cuore di gioia per tanti buoni motivi. Pierino è stato la storia del Milan e non solo del calcio italiano. Questo suo gol ci rallegra e speriamo che alla fine possa essere utile per la conquista della Coppa. Esulta Pierino Prati. Il cross Conigliaro colpisce per Verón che la mette dentro e pareggia il conto. Pertanto Estudiantes 1, Milan 1. Verón ha pareggiato, un colpo di testa di Conigliaro verso Verón e Verón ha battuto Cudicini. Pertanto Milan e Estudiantes tornano in parità con l'Estudiantes e può ripartire. Quando mai mancano pochi secondi alla fine del primo tempo, difatti l'arbitro fischia. Estudiantes e Milan 1-1, gol di Prati, pareggio di Verón. Prati, lo scambio con Schnellinger che sta giocando una grandissima partita. Lodetti la mette in mezzo per Colbini, il colpo di testa, la palla che esce di poco alta sopra la porta difesa dal portiere Poletti. Ecco il cross, rivediamolo, il colpo di testa e la palla che termina alta. Aguirre Suarez che avanza in posizione di terzino d'ala, Conigliaro fermato. Protesta il pubblico che vorrebbe il calcio di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire. Attenzione, Studiantes in tiro, la parata sicura di Cudicini. Lodetti. Attenzione, un bel pallone per Pierino Prati, il tiro di Pierino Prati, la palla termina al lato di poco. Grandissima prestazione di Pierino Prati. Gran tiro di Pierino Prati e la palla per Lodetti, colpo di tacco, lo scambio con Lodetti, attenzione Lodetti che ha segnato il gol dell'andata dell'1-0, è stato suo, attenzione la girata, la parata di Poletti, erroneamente prima ha cessato dalla mediana, attenzione intanto c'è questo tiro di Conigliaro, la parata di Cudicini e pertanto dentro per Colbin. Attenzione Colbin, colpo di tacco a servire Sormani, la rimette dentro, Colbin, il palo e il gol. Gol del Milan con Nestor Colbin. E a questo punto possiamo dirlo, il Milan è campione del mondo. Gol di Nestor Colbin. Esultano i tifosi rossoneri che sono italiani emigrati qua in Argentina. La prontezza dello Estudiantes che ha giocato questa sera una partita molto corretta, attenzione c'è Colbin, Colbin lo scambio con Pierino Prati, Prati, Colbin, il tiro e c'è il terzo gol di Nestor Colbin. Milan 3, Estudiantes 1, ribadiamo, Milan campione del mondo. Ecco Colbin e Prati che si mettono in posa davanti alle macchine fotografiche. Bellissimo il passaggio di Pierino Prati, il colpo di tacco che va a liberare il compagno. E guardate che spettacolo, colpo di tacco, una perla, l'ennesima di Pierino Prati. Milan 3, Estudiantes 1. Bene Nereo, allora che cosa si prova a rivedere queste immagini? Ma cosa si prova? Assolutamente tutta la gioia del mondo, la pelle d'oca, perché
Questo Milan è meritato nel computo delle due gare, 2-0 a Milano con Lodetti e Sormani, 3-1 di là con Pierino Prati e la doppietta di Nestor Combini. Insomma, il Milan ha meritato questa Coppa alla grande. Ecco, senti, è stato più facile vincere la Coppa o riportare a casa Combini? Ma non lo so, forse riportare a casa Combini, ma non lo dico tanto convinto. Ecco, senti, a riguardo abbiamo una telefonata di Giovannino Lodetti, sentiamo cosa ci ha detto. Abbiamo al telefono Giovannino Lodetti. Giovannino, ci vuoi raccontare cosa è successo negli spogliatoi a fine partita? Beh, a fine partita è successo che abbiamo commentato quello che era capitato a Nestor Combini e a Pierino Prati. Sì. Ed era una partita, quella segnata, loro non l'hanno digerita quello di Milano e di conseguenza l'hanno buttata sulla lotta fisica e hanno fatto una cosa nei confronti di Nestor Combini decisamente brutta. Ma senti, quando siete arrivati negli spogliatoi c'era già lì la polizia, è arrivato qualcuno, un funzionario, degli agenti in divisa, com'è successa la cosa? No, è successo che noi siamo arrivati alla fine della partita negli spogliatoi, c'era ancora casino, però c'è stato subito l'intervento della polizia in cui non c'è stato più problemi dal punto di vista di questa. Qualcuno dice ma torniamo dove? No, si parte subito, appena l'aereo è pronto, si va a casa e il discorso è finito lì. Però credo che era tutto combinato questo. Ecco, ma Combini l'hanno portato via, quindi voglio dire, è riuscito a farsi la doccia almeno. Nestor Combini era stato portato via. Sì. Dunque non era con noi. Ah. E qualcuno aveva detto, ma sembra che lo vogliono tenere qua, per via della direzione del militare, roba di questo genere, problemi politici loro, ecco. Certo. E noi invece abbiamo detto, no, noi non andiamo via di qua se non c'è Nestor. Certo, certo. E allora ecco che lì si è rigirata la situazione e Nestor Combini dopo qualche ora è arrivato da noi con Ciaccio Combera. Nereo? Ma credo che abbia detto la verità, perché insomma è quello che è successo è stranissimo, però vabbè, ormai è andata, pazienza, è andata così, pazienza, è andata. Il Milan è l'importante, che è tornato a casa, che ha portato la Coppa, che mi mancava da quel Milan-Santos che è stato un furto, e quindi adesso tutto è tornato al suo posto, il Milan è una delle squadre più titolate al mondo e va bene così, insomma. Ecco, senti Nereo, allora andiamo a vedere innanzitutto le partite che si giocavano oggi. Nereo Rocco è stato uno degli allenatori più amati del popolo rossonero e mi sembra giusto che fosse così. Lui è appena arrivato al Milan, da uomo forse burbero ma vero come il sole, dopo qualche settimana decide di rassegnare le dimissioni. Proprio non va d'accordo con quel mattacchione di Jimmy Greaves. Il campionato per la nerazzurro, Inter e Atalanta infatti sono in testa, il Milan invece è terzo. La dirigenza non ne vuole sapere delle sue dimissioni, fa bene, alla fine sarà scudetto. Poi arriva la Coppa dei Campioni, il capolavoro di Wembley, la prima per una squadra italiana, ma Rocco Nereo da Trieste, nonostante questo successo, si sente snobbato dalla dirigenza rossonera e accetta la corte del Torino. 4 anni non semplici, alla fine torna al Milan e vince lo scudetto e la Coppa delle Coppe, poi la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale. Insomma, un trionfo, diventa l'allenatore italiano più titolato di sempre, ha praticamente vinto tutto. Questa volta resta sulla panchina rossonera, ma non tutto andrà come dovrebbe. Decisioni arbitrali e altre magagne gli impediranno di acciuffare la stella. C'era quasi riuscito nel 73, ma quel pomeriggio a Verona accadde l'impensabile. Nereo tornò nella sua Trieste, ma non fu più lo stesso. L'anno dopo infatti lascerà la guida del Milan a metà campionato. Quindi nella stagione 75-76 il Milan lo chiama al suo capezzale. I rossoneri stanno rischiando la Serie B. Qui Rocco fa il suo ultimo capolavoro. Salva la squadra e vince la Coppa Italia, riportando il Milan in Europa in un anno davvero sciagurato. Consegnerà la squadra al Barone, che nel giro di 2 anni conquisterà il 10° scudetto della Stella.
Il Parol la stella non la vedrà dalla panchina, ma da lassù. Comunque siamo sicuri che quel 6 maggio avrà chiesto una licenza al Padre Celeste per essere a San Siro a festeggiare sotto mentite spoglie. Questa, in breve, è la storia di un uomo entrato nei cuori di tutti i rossoneri. Ciao immenso però, buon compleanno. Il tuo amico, Sandro Ciotti. Ma sicuramente questo 20 maggio è il compleanno più brutto della mia vita. Sono nel calcio da 40 anni, quindi qualcosa ne capirò. Se avevo chiesto il posticipo dopo Salonico, una ragione c'era. Prevedevo questa partita e la pioggia, il terreno pesante, la fatica, il lungo viaggio di Salonico, ma che volete? Siamo guidati da dilettanti che si sono opposti. Comunque, complimenti alla Juventus che ha vinto il titolo. Vedremo di rifarci l'anno prossimo. E tra Rocco e Viani, chi è che sentiva di più il derby, Rocco o Viani, oppure erano navigati tutti e due? Ma erano tutti e due navigati, Rocco lo sentiva di più, Rocco, perché era più vicino a noi. Viani era, diciamo, sì, era il direttore, il tecnico, diciamo, ma invece Rocco era il nostro allenatore e ce l'avevamo sempre vicino, capito? Ma il Paron com'era? Era un burbero dal cuore d'oro? No, Rocco era più amico che Paron. E lo sentivamo vicino a noi, perché lui era sì, c'era da strigliare, strigliava, ma però nei momenti difficili noi lo avevamo sempre vicino, che era una cosa importante. Certo. E senti, nei derby quelli tosti che avete giocato voi di Milano, nella pausa, diciamo, nell'intervallo, Rocco come si rapportava con la squadra? Ma niente, se c'era da fare qualche sì, se c'era qualche strigliata la dava se ci voleva, perché sì. No. Non era mia moglie mi sta suggerendo. L'hai detto? Ah, sì. Cos'è che ha detto? No, perché io ero andato a fare al lago delle sabbiature, no? Sì. E Rocco quell'anno lì venne il Milan. Sì. E mia moglie mi ricorda che non è che io avessi non so perché non ho mai parlato mai di nessuno, anzi per me erano tutti amici, però Rocco è venuto Orlando a salutarmi e a dirmi: guarda che io non ti volevo, se avremo la fortuna o la disgrazia per lei di stare assieme, avrà modo di ricredersi. Ecco, io spero di farla ricredere, e difatti lui si è ricreduto, perché dopo mi cercò, perché voleva portarmi a Torino, perché io smisi dopo quell'anno lì. Dopo Wembley? Sì, smisi. Lui venne a... ero andato a fare le sabbiature e lui venne, che lui abitava lì vicino, lui venne a chiedermi: dai, vieni con noi. Sì, Rocco per me è stato un grande personaggio. Se potesse tornare indietro, Gino Pivatelli smetterebbe per fare l'assicuratore, oppure andrebbe avanti qualche anno ancora col Milan? Andrei avanti qualche anno ancora, andrei avanti anche perché per me, insomma, a me piaceva giocare, ma è successo che
procuratore era quello che allora sì, il calcio non era infinito e l'assicuratore era quello che avrebbe dovuto aprire le porte alla mia vita futura. Certo. Beh, comunque possiamo dirlo che 30 anni era ancora qualcosa, poteva ancora dare Pivatelli al Milan, sì, nel calcio sì, italiano. Sì, poteva dare ancora. Bene, siamo in panchina con il barone Nereo Rocco, i ragazzi stanno facendo riscaldamento, lui già qui a concentrarsi, sembra già in partita. Paron, la vedo concentratissimo, che Milan giocherà oggi? Ma che Milan giocherà? Cudicini in porta e gli altri 10 fuori, come abbiamo sempre fatto. Ma a parte gli scherzi, sarà il solito Milan, quello che avete visto nelle ultime settimane. Magari all'ultimo momento mi concedo qualche modifica sul reparto difensivo, che come sai è in emergenza, e quindi al limite ci sarà un cambio in difesa, ma neanche più di tanto. Davanti giocheranno Pierino, Villa e Bigonna, che gioca a destra ma con licenza di uccidere, nel senso con licenza di far gol, ecco. Sì, ma volevo sapere, sappiamo che il Milan ha le assenze, ha delle assenze importanti, Rosato, Quiletti, nessuno dei due ha recuperato, immagino. Ma è l'infortunio di questi due pilastri della nostra difesa, è un infortunio antipatico, perché hanno due cose differenti, due malanni differenti, uno alla caviglia, quell'altro al ginocchio, ma sono due infortuni di quelli antipatici. Ne ho parlato col dottor Monti in settimana e mi ha detto che purtroppo ci vorrà ancora tanto tempo, perché sia da una parte che dall'altra, quando poi si decide di provare la corsa, c'è sempre qualche problema. Allora adesso li terremo ancora un po' a riposo e vedremo se ci sarà questo miglioramento sperato. Nel frattempo però devo dire che chi li sta sostituendo sta facendo un ottimo lavoro, un lavoro da Milan, insomma. Si attengono a quelli che sono i miei ordini difensivi, poi per carità io dico giocate così, ma poi in campo ci vanno loro, quindi c'è tutto un programma, vedere alla fine se hanno fatto quello che ho detto io. Insomma, giocare a pallone non è facile, puoi avere 100 allenatori che se la testa ti dice di fare in un modo, fai in quel modo, e poi dopo è ovvio che a fine partita ti devi confrontare col tecnico, no? Dove potrà arrivare questo Milan? Adesso in testa alla classifica, terrà botta come si dice in gergo, o c'è il rischio di qualche flessione? Ma se fosse per me, questo Milan arriverebbe sulla luna, è ovvio. E dove possiamo arrivare? La società è stata molto... ha seguito le mie indicazioni in sede di calcio mercato, ho operato bene, e quindi devo dire che per il momento io come allenatore del Milan sono contento. La campagna acquisti è stata mirata, abbiamo ritoccato i reparti che andavano ritoccati, i risultati mi sembra che si vedano, quindi insomma io credo che questo Milan potrebbe arrivare veramente lontano, e speriamo in bene. Insomma, la squadra c'è, l'entusiasmo pure, i nostri tifosi sono splendidi, quindi avanti tutta, e finché dura godiamoci questo momento che deve durare per 30 giornate, altrimenti non siamo il Milan. Se la senti di dare un pronostico per questa partita? Ma come faccio a fare un pronostico? Le dico che la mia speranza è quella di mandare a casa oggi pomeriggio Giulietta e Romeo con un bel panettone. Poi sa, il campo è quadrato, il pallone è rotondo e può succedere di tutto. Comunque noi queste partite le dobbiamo vincere, perché poi in chiave scudetto questi sono punti importantissimi. È proprio contro le, tra virgolette, le piccole squadre che bisogna dare il massimo, perché quando mancano questi punti e poi tante volte sono decisivi per lo scudetto. Va bene, grazie Parona, in bocca al lupo. Grazie a lei. Per il momento è tutto, la linea allo studio.
Senti Bruno, vorrei chiederti un tuo ricordo su un personaggio che io amo, ma lo amo a tal punto che sono diventato amico del figlio, ogni tanto ci sentiamo, che è Nereo Rocco. Io un giorno ho nascosto il mio numero, ho telefonato a Lodetti, faccio la voce di Rocco e gli dico: Musa de Col, dove sei che siamo a Milanello, ti sto aspettando. Lui è cominciato a tossire. Ma chi è? Sembrava il Paron. Ecco, un tuo ricordo del Paron. Ma guarda, io con Nerea Rocco ho avuto veramente rapporti di familiarità. Non posso dire, no, non mi arrischio a dire di amicizia perché io ero sempre un ragazzino nei suoi confronti, no? Certo. Però lui mi diceva sempre, quando poi io ero arrivato alla Rai, cominciavo a fare le prime interviste, chiedeva informazioni su tutti i giornalini, no? Ha chiesto informazioni su di me e un giorno quando andavo lì a intervistarlo mi ha detto: guarda che mi ti conosco da quando che sei ieri in Puntelletto, e io sui pinocchi, perché mio papà aveva una macelleria, si conoscevano lì, si sono venuti a conoscere e evidentemente da ragazzino aveva conosciuto anche me, quindi c'era questo rapporto così del tutto particolare. Nereo era unico, no? Tant'è vero che quando lui rimase a Milano, io vivevo più a Milanello e all'assassino che a L'assassino. Sì, l'assassino di Gori, che tra l'altro tu lo saprai prima di me, ancora prima di me. Sì. L'assassino era del Gori milanista e le colline pistoiesi del Gori interista Sì. invece. E beh, ma lì abbiamo passato delle cose. Con Mereo era un'avventura continua. La cosa che di lui mi ha sempre stupito, meravigliato in maniera positiva è che io, sai, dopo tanti anni passati nel mondo del calcio, prima come improbabile calciatore, poi come narratore del calcio, avevo sempre verificato che il momento degli allenamenti per i giocatori, momento di rottura, di palle, che devi stare lì a farti piccare, a fare le corse e via dicendo, gli unici giocatori che andavano volentieri di corsa ad allenarsi erano quelli del Milan, perché con Rocco era un teatrino continuo, era una sceneggiata continua, perché lui individuava subito il giocatore da prendere per i fondelli, lo indicava a tutti gli altri, raccontava le sue storie straordinarie, e, sai, faceva veramente delle cose, ti faceva stare volentieri assieme. E poi aveva delle uscite. Io ricordo che in quel periodo lì c'era la squadra di basket di Milano, le scarpette rosse, il Simmental, Sì, che sì. andava per l'amatore. Sì. E allora io continuavo a dire a Nereo: dai Nereo, andiamo a vedere il basket lì, che sembra. E lui: non vieni a vedere, tanto prima di tutto bisognava parlare tra sti, no? Tutti. E lui: non vieni a vedere balla al cesto, Sì. secondo lui. Allora, ma poi a furia di insistere, una sera lo convinci, andiamo a vedere una semifinale di Coppa dei Campioni tra il Simmental e il Real Madrid. E vedevo io che era abbastanza interessato, lo seguiva. Alla fine gli chiesi: allora, bello, no? E lui mi rispose: non se mal, ma fa sempre fallo de matto. Beh, grande, grande Nereo. Comunque abbiamo sentito Nereo Rocco che nel pomeriggio è arrivato per primo al campo di allenamento, quindi era in uno spogliatoio desolato. Intanto che si aspettavano i ragazzi, ci ha rilasciato questa bella intervista riguardo Milan-Manchester City, anzi Manchester City-Milan. Ma a Milano i ragazzi si sono comportati bene, però qui in Inghilterra c'è poco da star tranquilli perché questa è gente che corre 90 su 90 e anche a Milano hanno fatto una buona partita. Dobbiamo stare molto attenti, stare coperti.
stasera potrebbe essere più che un'arma valida, ma Nils Lidholm sa bene quello che fa, quindi il Milan è in buone mani. Se vinciamo stasera contro il Manchester City è un Milan che può andare dappertutto, veramente un Milan che finalmente forse potrebbe alzare la Coppa UEFA. Speriamo in bene, non dico nient'altro, vado a accomodarmi in tribuna. E Nereo Rocco, che lei ha conosciuto molto bene, come viveva il derby, Nereo Rocco? Come una partita qualsiasi oppure la sentiva diversa? No, era una partita come tutti. Un suo ricordo di Nereo Rocco? Ma ho avuto un bel ricordo, poi è stato lui a prendermi dalla Juve per venire a Milano. A Padova, sì. Mi ha aiutato lui a farmi essere il giocatore che sono arrivato a essere. Certo, e tra l'altro Rocco fu attaccato da tifosi e giornalisti quando costruì la squadra che poi avrebbe vinto Scudetto, Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale, perché dicevano che aveva preso dei vecchietti, tra cui anche... Sì, no, aveva anche messo i vecchietti, però siccome i vecchietti erano Solmani, io qualcun altro, mentre... per il resto erano, come detto Roberto Rivera, erano Prati. Sì, sono già maturi, però erano stato maturato diciamo nella era di Rocco, lì nel suo Milanello. Sì, e poi c'è quella in quei due anni quel Milan lì vince tutto, la Coppa delle Coppe, Coppa internazionale. Ecco, e tra l'altro, se non ricordo male, lei Amrin, pur non giocando, sbaglio o andò anche in Argentina? Io andò in Argentina. Sì, per la finale contro. Diciamo, non lo faceva, lo faceva da giocare lì, ma io ero già convinto e sapevo già che non giocavo. Uh-huh. E poi sapevo già che aveva già cominciato a essere, diciamo, le parole fra Napoli e Milan. Certo, però comunque è stato un bel gesto a parte della società. Due anni meravigliosi. Ma contro il Bologna dobbiamo giocare una partita corta e stare molto attenti, perché è una squadra compatta, ma soprattutto mi fa paura Savoldi, questo Beppe Savoldi, che è un giocatore particolarmente nocivo. L'ho già visto all'opera in qualche partita e ho detto ai miei difensori di stare molto attenti a questo attaccante, che ti va via in un attimo. Poi anche sui colpi di testa, benché non sia molto alto, è veramente, veramente bravo, ha uno stacco da terra incredibile, ecco. E però io dico, il Milan deve avere rispetto del Bologna e di tutte le squadre di questa Serie A, perché insomma tutta la Serie A italiana è competitiva dalla prima all'ultima squadra. Spero che il Milan possa fare un buon risultato qui a Bologna, perché sono risultati questi che a fine campionato contano. Di solito le prime giornate uno sottovaluta, invece i punti sono tutti importanti dalla prima all'ultima giornata, e speriamo in bene. Dell'Eroco ho profondo rispetto, perché lo ritengo un allenatore bravo, preparato. E lui e io negli anni 60 siamo stati i più forti, no? nel mondo del calcio, perché il Milan e l'Inter sono stati i campioni d'Europa e i campioni del mondo, e io credo che non abbiamo avuto avversari. In Italia c'era la Juventus, ma non ha fatto negli anni 60 quello che ha fatto il Milan del Nereo, quello che ha fatto la mia Inter
con Nereo siamo sempre stati amici e fuori del campo ci siamo trovati qualche volta, ovvio che poi dovevamo tenere le posizioni di lui di Milan e io dell'Inter, ma sempre con profondo rispetto uno dell'altro, perché ritengo Nereo Rocco uno degli allenatori più bravi e preparati al mondo, lo ha dimostrato, e quindi insomma poi c'è la simpatia, no? Dalla sua, è una persona simpatica e con lui abbiamo avuto dei bei momenti in privato di trovarci, di potersi confrontare sulle nostre idee del calcio e di tanto altro ancora. Nereo Rocco posso dire che è un amico e fa l'allenatore per l'altra squadra di Milano, d'altronde qualcuno deve fare l'allenatore del Milan e dell'Inter, e siamo io e lui e siamo molto amici, e questo è molto bello. Ciao Nereo, un abbraccio, tanti auguri. Un altro nome, Monti. Monti, Ginko. Esatto. Un caro amico di famiglia, sempre vicino a noi, ha lottato con mio papà in tante vicissitudini, mi è stato vicino anche negli ultimi tempi, è una persona da ricordare e da venerare. Dottor Ginko Monti, oltre che essere un grande professionista, era un grande amico. Senti Tito, ma Ginko, immagino che sia stato lui a comunicare a papà che era in una condizione non tanto bella. Lui lo ha comunicato prima al papà, se non lui chi di dovere, o prima a voi? Sai, io ricordo di quegli anni che lui aveva avuto due broncopolmoniti che aveva un po' superati a Milano, era venuto a Trieste dopo la partita di Manchester del Milan, non so di quale Coppa UEFA, Manchester City Milan. Ha cominciato a star male qua, poi Ginko l'ha seguito da Milano, il Milan gli aveva mandato anche un consulto di un grosso professore, però purtroppo la cosa era avanzata e purtroppo non c'è stato niente da fare. Certo. Tu mi hai raccontato una volta una cosa che mi ha fatto accaponare la pelle, che l'ultima cosa che ti disse papà fu dammi il tempo, o sbaglio? Sì, è successo a me, devo dire la verità, perché lui è morto di martedì, se non sbaglio, e la domenica pomeriggio aveva avuto un ritorno e stava... ha avuto un recupero e ha detto portami i giornali e una radiolina che ascolta, ricoverato una radiolina per ascoltare le partite, e qui invece nel tardo pomeriggio si era un po' perso di nuovo e ho sentito questa frase che mi è rimasta nel cuore, dammi il tempo. Ecco. E lui pensava di parlare con Marino Bergamasco, credo, con la panchina, per dire quanto manca alla fine. Ecco, infatti ti volevo chiedere. Questa è la verità, purtroppo. Senti, 1979, maggio 79, Milan-Bologna, 0-0, Milan campione d'Italia, scudetto della Stella. Tutti i milanisti sono in festa, io credo che qualcuno a Trieste fosse contento, ma era più forte la malinconia e forse il dolore che non la gioia per lo scudetto. Penso a te, a tua mamma e a... Io sono venuto a vederla, guardati. Ecco, quindi tu al fischio finale, ovviamente avrai pensato a papà, come ti sei sentito? Certo, no, ma ero a San Siro la domenica, e anche la sera la domenica sportiva, e mi sono sentito come mi sento adesso, un po' con i brividi, mi ricordo, l'hanno ricordato tutti, insomma, purtroppo ci teneva tanto a questa stella. Gliel'hanno dedicata, ma lui non ci è arrivato. Ma comunque era anche un po' sua.
dai, lo hanno anche testimoniato i vari giocatori, anche Mr. Lidom era un amico di casa. Assolutamente d'accordo. C'è qualche ex giocatore del Milan, adesso non mi ricordo chi nella fattispecie, che è stato anche un pilastro del Milan di papà, che mi disse: sai, Nereo, il Paron ha cominciato a morire dopo quel maledetto Verona-Milan 5-3. Non, da allora non è stato più lo stesso. Tu che sei il figlio, sei d'accordo? Vagamente sì, effettivamente era arrivato fino al suo traguardo, è stato, non è giusto dire tradito, è stato questa partita maledetta del Fatal Verona, ne ha risentito molto, è ripartito al Milan ma con un'altra carica, più forse aveva più critiche su di lui, non so, poi pochi mesi dopo si era allontanato dal Milan, sì. Effettivamente chi l'ha detto è vicino alla realtà, sì. Papà in casa con voi com'era, al di fuori del discorso calcio? In casa? Come? Sì, sì. Ma in casa era un padre perfetto, sempre attento alle esigenze dei figli, e si parlava poco di calcio, se noi parlavamo di calcio con lui ci zittiva, perché era stufo di rispondere ai giornali, sì, però te lo dico, io era un uomo che anche se girava il mondo, non so se ti faccio un esempio, cioè io gli chiedevo, il papà so che va, andate a giocare in Inghilterra, fate giocare in Inghilterra, so se mi prendi un pullover di Cashmere, quelle stupidaggine, cioè quella volta lui diceva, mi mandava a Remengo, come dice noi, a non seccarmi, e poi si presentava con il desiderio, io era uno che aveva presente tutto, Milan, famiglia e se stesso. Sì, sì, e Tito, io ti dico da estraneo quello che ho sempre visto in tuo papà, un burbero dal cuore d'oro, no? Aveva questa corazza davanti che però la rompevi con un grissino, no? Come il famoso tonno, e quindi poi c'era l'uomo che si squagliava, e tu me lo stai dimostrando con questa tua... Sì, effettivamente era attento a tutto, la famiglia, i nipoti, però purtroppo sì, è una cosa, come dire, eccezionale, comunque, che dopo tanti tanti anni si è ancora ricordato come una figura da seguire, da imitare, da è come un... No, è una roba che fa molto piacere alla famiglia, non so come spiegarlo. No, ti sei spiegato benissimo. Ricordi ancora delle sue battute, delle sue cose, però erano sempre sagge, anche se scherzose, erano sempre indirizzate al buon senso. Sì, ok, sei tutto bianco, dovresti metterti un pelo indietro e fermarti. No, sei ancora bianco. Ok, dovresti star fermo così. Dovresti riuscire a star fermo. Ok, perfetto. Senti, papà, quando allenava il Milan, abitava a Milanello oppure aveva una casa a Milano? No, dunque, c'è stato un periodo, dunque, diciamo quando allenava il Milan nel secondo periodo, dai. Sì. Il primo periodo abitava... Nel secondo periodo abitava un po' in centro, ma i primi tempi abitava a Milano, ai tempi quando abitava a Milanello, e poi era un po' isolato, sì, è stato qualche mese, poi no, aveva casa vicino alla fiera, se non mi ricordo, a due appartamenti, una volta abitava via Magenta, e poi abitato vicino a zona fiera, che era un appartamento, no? Sì. Abitava a Milano, poi frequentava il ristorante l'Assassino, e la sua vita era là. Certo. Senti, ma papà ogni quanto rientrava a Trieste? Tutti i lunedì oppure? Guarda,
quasi ogni settimana, se non aveva partite di coppe e cose. Diceva che a Trieste si rilassava, poi in famiglia si scherzava, e poi però quando tornava, quando affronto Viale Zara, dice è un altro mondo. Cioè, la sua vita era Milano, certo. Diceva, quando arrivo in Viale Zara è un altro mondo, Trieste però è il suo rifugio. Certo. Incontrava vecchi amici, vecchi calciatori, vecchi... così. Ma senti un po', Tito, lui è, da quello che ho capito, Rivera era un po' il terzo figlio, o sbaglio? Sì, certo, con Rivera, abbiamo legato tutti, sì. È stato durante l'estate, il periodo di ferie, veniva anche a Trieste, stava qua una settimana, giravamo insieme io e lui, abbiamo un legame molto, molto, molto vicino, sì. È stato due anni di seguito a Trieste in vacanza, si confidavano, però era il terzo figlio, come si dice. Certo, senti, tuo papà fece, secondo me, l'ultimo capolavoro di tuo padre fu la salvezza del Milan e la Coppa Italia. L'ultimo periodo, no? Esatto, quell'anno lì arriva Marchioro al Milan e tuo padre molto umilmente si mette a disposizione di Marchioro, no? Perché tuo papà a Milanello era di casa ed era servito e riverito da tutti, giustamente. Marchioro lo trattò con sufficienza, però. Tuo padre, come aveva vissuto questa cosa tuo padre? Niente, se ne è tornato a casa. L'hanno messo, credo, nel consiglio direttivo, così, però lo tenevano distante. Poi le cose sono peggiorate per il Milan, Rivera ha preso il telefono e lo ha chiamato e ha fatto gli ultimi mesi. Il Milan si è salvato, no? A due partite dalla fine, mi pare. Sì. Sì. Si soffriva Catanzaro in casa, non so se sbaglio. No, no, è giusto. Fu la gara con Catanzaro. E poi hanno vinto la Coppa Italia nel 78, credo. 76-77. Quindi è stato il finale alla grande, insomma. Mi ricordo ancora con reti di Maldera e Braglia. Esatto, bravo. C'è ancora la memoria che mi funziona. No, va, sei in perfetta forma. Senti, facciamo qualche passo indietro, Tito. Alla fine della stagione 62-63, con la Coppa dei Campioni, prima squadra italiana a conquistarla, Wembley contro il Benfica, papà dice: signori, è stato bello, vi saluto, vado a Torino. Perché andò a Torino, papà? Io penso che prima della finale, per fare l'andazzo del campionato, io penso che abbia sofferto delle critiche interno alla società, non lo ritenevano all'altezza del Milan, l'entourage, e quindi lui ha preso la palla al balzo, ha avuto questa offerta da Pianelli. Mi ricordo che una sera siamo andati tutta la famiglia al Pignano a parlare con il Torino, e così, sì. Purtroppo credo che l'abbia fatto molto malincuore, però si è sentito un po' criticato, e almeno io la vedo così, lo posso, se probabilmente sbaglio, e quindi ha preso questa decisione. È stato 4 anni a Torino vivendo un po' le vicende del Milan, si è portato a Torino l'ultimo anno Cesare Maldini, che ha giocato poi che faccia un po' da tramite, sono rientrati al Milan alla grande.
però dico ci vuole coraggio a mettere in discussione un uomo come Nereo Rocco dopo i risultati conseguiti a Milano. E quegli anni 62-63? Sì, sì. Io penso che c'era una dirigenza molto socialmente alta, non so, che forse non gradivano il personaggio più lineare, non so. Certo, sono tanti anni, ricordo, però lui l'ha vissuta così, ha avuto questa offerta anche importante, è voluto richiedere il Torino, Padova, Milan, Torino, sono stati 4 anni altalenanti, insomma ha fatto bene anche là, mi pare. Sì, sì. Senti, papà si porta a Torino Cesare Maldini, un altro figlio adottivo, sbaglio? Sì. Guarda che il Torino era un periodo il Torino era un periodo che non funzionava granché, e sotto c'era anche un po' delle proteste, sotto al campo Filadelfia c'era una specie di trattoria di rifugio e mi ricordo che io ero presente, erano tempi di Natale, ero presente, ho accompagnato mio papà a Torino a una gita, e sotto in questo posto c'era Bearzot, Marino Bergamasco, Cesare Maldini, mio papà, quattro personaggi del calcio radunati che si stavano un poco confrontando, dice cosa c'è, no? Ma pensa che platea c'era quella serata. Enzo Bearzot, Maldini e il secondo mio papà Marino Bergamasco e mio papà erano là seduti attorno a un tavolo a dire come la mettiamo, come va, non va. Questo ricordo, me lo ricordo perfettamente perché ero presente. Tuo padre sicuramente tra quelli in quel momento era l'allenatore più prestigioso, poi per carità col tempo vengono fuori anche gli altri. Tuo papà a Torino incontra un grande campione, Gigi Meroni, che a Como è il nostro eroe, perché sai io sono di Como, lui riposa qua a Como e noi amiamo molto il nostro Gigi. Ecco, tu hai avuto rapporti con Gigi Meroni? Sì, ho un buonissimo rapporto con lui, sono stato anche nella sua mansarda in piazza, sì. Non so, a Torino dove abitava, sì, ho girato un po' come... Ero un ragazzo, sì, la coppia era Poletti e Meroni, che erano molto sì. Amici. Sì, ci siamo frequentati, eravamo coetanei. Meroni me lo ricordo un ragazzo semplice, corretto, tranquillo, addirittura timido penso, però in campo era un grande giocatore. Tuo papà ha mai pensato di portarlo al Milan, tuo padre, a Gigi? Che tu sappia. Non so, aveva portato al Milan con Bin, ma Meroni penso che fosse intoccabile per il Toro. Certo. Gigi che tra l'altro tu mi avevi raccontato la sera che morì, tu e papà eravate a cena insieme, mi sembra. Sì. Ecco, vuoi ricordare quell'episodio? Eravamo a cena, non so per quale motivo, a Padova un pomeriggio, ha beccato una telefonata. Una telefonata da Torino annunciando la moglie, la morte di Gigi Meroni, e mio padre è rimasto esterrefatto, no? Non l'ho mai visto così, era boiato, così triste, così. Abbiamo finito la giornata, sì. No, perché so che anche lui con Meroni, con la sua storia familiare, mio padre lo aveva seguito, consigliato, c'era un rapporto paterno proprio.
certo. E purtroppo era un ottobre, sì, ottobre del 67. È l'anno che papà compie il suo, io chiamo sempre il suo terzo capolavoro a Milano, perché dopo lo scudetto, la Coppa dei Campioni, rivince lo scudetto con un Milan oltretutto pieno, tra virgolette, di vecchietti. E non oso immaginare durante la campagna acquisti il malcontento che ci poteva essere dei tifosi, perché prende Cudicini ultra trentenne, Amrin ultra trentenne, insomma ha fatto una spesa abbastanza strana, o sbaglio? Mirata, però mirata. Eh sì. C'è anche Malatrasi, che era all'Eco, che era anche lui a fine carriera quasi, ma lui aveva sempre questa idea, sai, diceva: io riesco a togliere da questi giocatori che sono giocatori, riesco a togliergli l'ultimo respiro, io riesco a ricrearli a come ha fatto ai tempi di Padova, cioè io c'ho questa, prendo questi giocatori sui quali credo, e se sono giocatori veri, come in senso, ma li ricreo e li rilancio, e questo è stato, no? Bene, c'è stata una cavalcata con il 67-68, no? Sì, sì, poi arriva il più bel scudetto, ha vinto mio padre, il Milan, credo, bella. Certo, poi arriva anche la Coppa dei Campioni Intercontinentale, eccetera. Coppa dei Campioni 69, vero? Ecco. Ecco, facciamo qualche passo indietro. Tuo papà non è stato solo un grande allenatore, ma anche un grande calciatore, perché a Trieste, con la maglia della Triestina, gioca 232 partite e segna 65 gol, per uno che era centrocampista offensivo, giusto? Diceva che era un gran sinistro, sì, c'era due gamboni. Sì, sì, ha fatto anche una partita in nazionale, sì. E una, qualche partita in nazionale B, una volta ai tempi di Pozzo. Sì, sì. Ma abbiamo ancora a casa la maglia nazionale, quella volta l'abbiamo prestata o donata al Museo del Calcio a Coverciano. Uh-huh. La maglia. Tra l'altro papà poi va a Napoli, dal 37 al 40 gioca 52 partite, fa 7 gol, è molto amato a Napoli, tant'è che alla sua scomparsa Napoli gli dedica una scuola calcio, se non ricordo male, giusto? Sì. È andato a Napoli è nato mio fratello di Napoli. Tu fratello? Pensa a te. Del 1940, sì, è nato a marzo 1940 a Napoli, sì. Sì, poi è scoppiata la guerra e non so, poi ha fatto ancora un anno a Padova, mi sembra, no? Sì. Sì, dove si è creato l'ambiente e è ritornato. Una bella carriera, sì. Papà, una volta mi dicevi che quando si faceva la barba amava cantare le canzoni napoletane. Sì, non volevo dirlo adesso, ma è verissimo, non vero? Ecco. In alto si cantava le canzoni napoletane. Pensa a te. Fatto bene, sta 3 anni a Napoli, giocavano al Vomero, cioè io non ero neanche nato, ma... So che era molto affezionato a Napoli. Che poi lì si può dire che lui ha cominciato la carriera da allenatore proprio a Napoli mentre ancora era calciatore. O sbaglio? Sì. Ma questo non lo so, sì. Probabilmente, se non so bene la storia, so che quando è scoppiata la guerra li hanno mandati tutti in Sardegna, non so, mi ricordo, a fare il servizio militare, sì. E mia mamma con mio fratellino mio fratello che era piccolissimo sono rientrati a Trieste. Certo, ma senti un po', ma il papà quant'era alto, Nereo? C'era 1,75, 1,76, non era altissimo, c'era una bella stazza. Senti, ma domanda extra calcio, hai mai visto papà piangere
per cose di calcio, diciamo, in casa. No, ma proprio, proprio no, è sempre affrontato tutto a, tutto a, 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 a spalle dritte, no, so, no, no, mai visto piangere, no, mai visto arrabbiarsi, sì, l'ho visto qualche volta, ma debolezze, cioè questi sentimenti qua, no, dico la verità, non ho mai visto piangere. Assomiglia un po' a me, no, io assomiglio a lui, anzi. Chi è stato l'uomo di calcio, se c'è stato, con la quale tuo papà si è arrabbiato di più? Chi può essere calciatore, collega allenatore o giornalista? Magari giornalista il suo amico fraterno Gianni Brera sull'argomento Rivera, magari, no? Sì, ma non si arrabbiava, no, 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 non so, ogni tanto c'aveva qualche puntava qualche giocatore, magari per stimolarlo, perché lui sì, amava non essere preso in giro, cioè certi giocatori magari andavano in giro di notte, lui veniva a saperlo e allora li martoriava. Però non saprei, che forse un suo nemico, cioè, lui stimolava molti giovani, forse con i tempi di oggi in maniera sbagliata, però otteneva risultati, cioè, poi magari rimproverava uno fortemente quella, e poi la sera magari andava a casa sua a parlare con la famiglia. Cioè, se n'è un altro mondo, purtroppo non esiste più. Sì, no? faceva il padre, diciamo, più che l'allenatore. Sì, la famiglia, come va a casa, andava, sì, si presenta. Proprio litigava con, parlavamo prima con l'amico Ginko, litigavano fortemente perché mio padre voleva i giocatori pronti, lui diceva di no, e poi la sera andava a casa di Ginko con un mazzo di fiori sorprendendo la moglie. Questa è vera, è verissima, sì, mia moglie si presentava, litigavano ferocemente e poi la sera e questa era la vita di quella volta. La bella Milano che cresceva, che andava lì con la sua BMW targata Trieste. Verde targata Trieste, sì. Parliamo di un nemico carissimo, che era Elenio Herrera, che io so che dopo che papà morì, Herrera ogni tanto diceva alla moglie: andiamo a trovare il mio amico Nereo, è vero? È vero, la moglie ce l'ha raccontato, sì, abbiamo avuto contatti con la moglie adesso, quando c'era anni fa la mostra a Milano, e raccontava, ogni tanto andava a trovare l'amico, io ho anche conosciuto, dopo gli ultimi anni, era aspetto mi è caduto, no? Quando abitava a Venezia, era una persona intelligentissima, non so, io l'ho trovato simpatico, vivace di mente, e poi sì, c'era un certo legame tra le famiglie, era un po' un segreto, ma forse chissà, si frequentavano anche a Milano, io non... però questa delle che viene al cimitero a salutare il suo amico è vera. Quando Butti, che ha litigato con mio papà, era stato fuori dal Milan nel 74, mi pare, se non sbaglio, sì, no? E Legno gli ha mandato una cartolina che c'era in casa, che diceva: forza Nereo, quante mone in questo mondo, c'era scritto. Sì, no? Questa cartolina l'ho vista, fai Nereo, è filmato Legno, una cartolina postale di quella. E beh, questo quante mone in questo mondo, questa è bellissima. Ma infatti, guarda, traspariva questo rapporto tra loro ogni volta che c'era un derby, che entravano in campo tutti e due col sorriso sulle labbra, no? Come se fossero felici di vedersi. E poi, per carità, poi c'è la rivalità calcistica che fa parte anche
Se sei a mezzo viso devi inclinare un pelino il telefonino. Ah, ecco, così, perfetto, perfetto. Senti un po', Tito, parliamo dell'avvenimento più drammatico a livello sportivo di papà, che è la sera di Verona-Milan 5-3. Tu una volta mi hai raccontato che è arrivato a casa e nel dramma fa una battuta a tua madre incredibile. Sì, quello che ti avevo detto è che gli ho detto: cara Maria, abbiamo perso un palazzo di 5 piani. Ecco, questo vuol dire ci siamo giocati. Quantificare il risultato, anche forse riesco. Ecco, lui dopo, c'è la faccia bianchissima, devi spostarti indietro. No? Indietro? Sei ancora bianco. Così? No, sei tutto bianco in faccia, sei troppa luce in faccia. Ok, adesso così va bene, perfetto. Ecco, aspetta che sei caduto. Hola. Devo stare così più avanti. Ok, perfetto. Perfetto, aspetta che rifacciamo, ti attacco qua, ti rifaccio, sei ancora bianco, ma porca miseria. Ecco, ma si dipende da me? Sì, perché c'è la luce della finestra in faccia probabilmente, quello è il problema. Adesso va bene, se stai fermo così vai bene. Sarebbe fare un possibile, sì. Così. Abbi pazienza, dai, siamo quasi alla fine. Tito, parliamo ancora di Milan. Qual è stato il presidente con la quale tuo padre ha legato di più? Ci sono stati Carraro, Sordillo, Buticchi e quindi alla fine Colombo. Duina, c'è stato anche Duina. Carraro, non ci sono dubbi. Carraro è un legame quasi padre-figlio. Carraro, più di tutti, sì. Primi tempi aveva legato bene con Buticchi, poi non si sono ritrovati più. Il modo del calcio è questo, no? Duina, no? E con Colombo in ultimo, ma era un altro Milan, insomma, no? Un altro. Certo. No, Carraro, soprattutto, il dottor Carraro, ancora adesso ci abbandona perché le abbia. Carraro rivisto la sua precombinazione a Roma 2 anni fa, così si ricorda ancora. Come state voi triestini? Ancora c'è un legame. Senti, ma invece il rapporto con Gianni Brera, due grandi amici, queste bisbocce a tavola, no? Tra grandi piatti di ottime cose, affettati e il buon vino. È stato quel giorno a Trieste a fare quella trasmissione. Sì, sì. Con il Rocco è stata una giornata eccezionale. No, contiamo le bottiglie che erano sul tavolo di casa Rocco. Però erano due persone che andavano d'accordo, si stimavano Gianni Brera è intelligentissimo nelle domande, nel condurre il discorso, mi va a rispondere. Poi sono andati in giro per la città, Braccetto, mi ricordo, sono andati a salutare amici comuni, è stata una giornata bellissima. C'era anche un giovanissimo Gianni Minà, c'era anche. Gianni Minà, sì, giovanissimo Gianni Minà che organizzava il tutto, sì, Gianni Minà, come no. Senti, poi l'ho rivisto qui a Trieste, la mostra di mio padre, sì. Ma parliamo del giorno triste, tuo papà se ne va, in quei giorni lì io credo che tutta l'Italia, io ero un bambino, mi ricordo piansi, perché io ero legatissimo alla figura del Parolo, no? Per noi milanisti era un totem, no? Però io credo che quei giorni lì voi abbiate avuto in casa tutta l'Italia, perché tutta l'Italia pianse Nereo Rocco, o sbaglio? Sì, dopo l'annuncio della morte di mio papà, una o due ore dopo la casa di Via D'Angeli
personaggi, mi ricordo, è arrivato per primo Gigi Radice, tutti Berzotto, no, perché era in ritiro nazionale, era sì. Nazionale in ritiro Comerciano. È arrivato mezzo mondo calcistico, tutti lì. Ma in tempo di un pomeriggio, la verità, no? Io e mio fratello, diciamo, adesso organizziamo un momento, non siamo riusciti a organizzare niente, siamo stati invasi dall'affetto della gente, diciamo. Dall'affetto della gente, sì, diciamo. Poi è arrivato il giorno dopo il pullman del Milan con tutti i personaggi. È stato un bel, dal punto di vista dell'affetto, è stato un bel riconoscimento grande. Forse non ce l'aspettavamo tanto neanche noi, sinceramente. No. C'era da aspettarselo invece. Ma senti. Tito, com'era il rapporto tra tuo padre e Nils Lidholm? Ma, ti dirò la verità, a me Nils Lidholm mi ispira tanta simpatia, a me sembrava buono, perché mio padre aveva, quando era i primi anni a Milano, nel 62-63, c'era un rapporto, Nils faceva le giovanili, mio padre la prima squadra, non sono mai, anzi, era sempre sorridente. Poi negli ultimi anni che mio padre è stato un po' il direttore tecnico, l'allenatore, quello che faceva, c'era una perfetta comunicazione, perché era un connubio tra due persone molto intelligenti. Anche lì, se io l'ho conosciuto qualcosa così, era di una simpatia. Anche quando allenava da Roma, è venuto a giocare a Trieste, ci telefonava a trovarmi, una simpatia reciproca, penso, stima reciproca, perché persone intelligenti e dentro al mondo del calcio. Certo, senti, io ogni tanto mi diverto a chiamare Giovannino Lodetti o Tato Sabadini, nascondo il numero e faccio la voce di tuo papà, no? E inevitabilmente finisce a ridere, e poi con dei ricordi che mi raccontano loro, no? Ecco, Lodetti, spiegami se ti ricordi questo trasferimento a sorpresa di Lodetti dal Milan alla Sampdoria, se te lo ricordi. Non è mai stato spiegato, non so, perché è venuto, mi pare, Benetti al Milan. Sì. So che Lodetti è rimasto male, perché era un uomo però esattamente lo ricordo, è dispiaciuto anche a me, perché Lodetti è tuttora un grande, grandissimo amico, ci sentiamo ancora, certo. Ci sentiamo ancora sia mio fratello che ci sentiamo ogni tanto, Lodetti è sempre sveglio, in gamba, più gioviale di tutti, non so come dire, giovanino. Certo. Senti, Tito, tuo papà inevitabilmente ha avuto dei figli che poi sono diventati grandi allenatori, no? E tre dei migliori, tutti e tre campioni d'Italia, Trapattoni, Capello, Albertino Bigol. Possiamo definirli i figli di Nero Rocco? Anche Gigi Radice, tutto sommato. Ecco, anche Gigi, sì, esatto. Sì, io penso sì, che poi tu parli di questi tre personaggi che hanno vinto i campionati, e sono tutti amici nostri di famiglia, guarda, è strano, no, nel mondo del calcio. Il mondo del calcio di adesso, no? Bigol lo sento, Trapattoni adesso un po' di no, perché quando veniva a Trieste era con la nazionale, era Gigi, povero, Bigol, l'altro chi era? Radice, Bigol, Capello, Trapattoni. Capello
io sì, è stato anche da molti anni, poi siamo conterrani tra l'altro, cioè, se li vede in televisione, però quando ci vediamo c'è una confidenza, una cosa che è frutto del carattere, del lavoro di mio papà e non nostro. Certo. Senti, io so che tuo papà ci fu un giocatore che, se non ricordo male, un friulano, si chiamava Ferro. Come Ferro? Mi sembra Ferro, che era piccolo di statura, e tuo padre pretendeva dal massaggiatore del Milan che lo allungassero. E questi dicevano: ma mister, ma come facciamo? Fa: non mi interessa, attaccalo coi pesi alle travi. Ferro? Sì, mi sembra, un certo, non ricordo bene. Ecco, ti ho detto questo episodio perché volevo capire, ma tuo papà entrava anche in questioni, psicofisiche con il... Era sempre arrabbiato con i medici perché voleva tutti in forma, tutti che li mettessi in piedi in 2 giorni, per questo le litigate con Ginko erano serie. No, questa cosa del ferro non lo so. So che era sempre pronto a dire la sua. Ma senti, c'è stato un grande che ci ha appena lasciati. Secondo me, fosse rimasto al Milan, sarebbe stato il più grande attaccante della storia rossonera, che era, tu l'avrai conosciuto, Jimmy Greaves. Sì, non l'ho conosciuto, l'ho letto, sì. Ecco, come mai non legò a Milano? Tra l'altro lui fece 10 partite e 9 gol, oltretutto. Non legava con la squadra, diceva che scappava dai ritiri, che andava con il fratello in giro, ho detto. Io so che era una sofferenza, che stava per lui, che contro, però era un gran giocatore, ma purtroppo non ancora adatto ai nostri tempi, non sopportava i ritiri, non sopportava gli allenamenti. Certo. Le storie di Milano di quella volta no. Poi è arrivato Sani che hanno vinto il campionato. Sì, che quando papà l'ha visto gli ha detto: abbiamo preso un facchino. Sì, veramente. Anche lui, vedi, gli anni da poi. E Dino Sani, per esempio, è stato anche a Trieste a trovarci in quegli anni là. Poi si legava un'amicizia extra calcio, che era. Mi ricordo, è stato a Trieste 2 giorni con la famiglia. Ma passavano tutti di qua, tutti, anche quelli di Rosato era sempre qua da noi. Certo. Calloni, anche il buon Egidio. Ma ascolta, io credo che il più bel Milan di papà, cioè papà crea un grandioso Milan, quello che va dal 67-68 al 72-73, no? E io la chiamo la gioiosa macchina da guerra: Rivera, Pierino Prati, Rosato. A quel Milan mancano almeno 2 scudetti, sei d'accordo? Sì, quella di Verona era fatta l'anno prima, non so, mi ricordo chi aveva vinto la Juve. Poi fa 3 secondi posti di fila. La Lazio ha vinto quella di Maestrelli. No? La Lazio vince nel 73-74, lui fa 70-71, secondo, 71-72 e 72-73. E insomma, brucia un po' alla fine una cosa del genere. O sbaglio? Brucia molto, sì. Poi era sempre all'inseguimento della famosa stella. Purtroppo arrivati a un passo non ci siamo arrivati, no? Ci siamo arrivati dopo. Senti, ma non è che, infatti, è che purtroppo lui, che era il primo a dover godere di questo, ha goduto da lassù, diciamo. Tra l'altro fu un anno terribile quello, perché un paio di mesi dopo muore anche Barison, Pallone Barison, che tu avrai conosciuto, immagino. Paolo Barison. Che è morto nell'incidente con Radice. Esatto, sì. Esatto. Sì, come no. Tutti amici. E sai, quegli anni là, io eravamo coetanei, no? Quando venivo
cui è un rapporto, sì, un ottimo, cioè, rapporto. Un bel rapporto, ma facevano, io ricordo cene in casa, Snelling portava la birra da Colonia, da casa sua, e facevano tavolate in casa di Snelling, c'era mezza squadra, cioè, c'erano, erano molto collegati, cose che adesso non esistono. Senti, ma tra i pupilli rossoneri di papà c'era anche Tato Sabadini. Secondo te, per questo essere friulano di Tato, prima di tutto, per essere vicini di terra, diciamo? No, ma Sabadini l'ho visto l'estate scorsa, che era qua per una premiazione nella sua terra, la Gradisca, e lui veramente sì, era affezionatissimo, si ricorda, e forse perché lo stimolava, essendo un nostro conterraneo, lo stimolava perché era pieno di doti, credo, no? Sabatini aveva un esplosivo, però sì, allora bisognava seguirlo e stargli vicino, sì. Tato Sabadini, sì. E senti, concludo con l'ultima domanda. L'ultima trasferta di papà coincide con una sconfitta terribile, 3-0 a Manchester contro il Manchester City. Tuo papà quella sera sta male, tant'è che ha bisogno delle cure di Monti, giusto? Sì, l'ha chiamato, sì. Non so, due giorni dopo, un giorno dopo, degli amici lo hanno portato qui, accompagnato a Trieste, siamo andati a prendere il mio fratello all'autostrada, e aveva febbre. Ricordo perché era l'8 dicembre, il giorno del mio compleanno. Porca miseria, nel febbraio dopo è morto, c'era stato fulmine alla cosa, Certo. Ma è stato male a Manchester, sì. Ma diceva proprio Monti quella volta che le sconsigliava di andare, ma lui dice no, vengo, non so, non serve. Ma io... Invece no, non era in gran forma. Allora, io ero ragazzino, tra l'altro quella puntata si trova su internet. Vi capì che tuo papà non stava bene quando, forse una delle ultime puntate come ospite alla Domenica Sportiva, continuava a tossire. Ricordo qualcosa, sì. Ecco, io dissi, cavolo, mi sa che c'è qualcosa che non va, perché era una tosse troppo insistente. Troppo insistente, sì. È vero, ricordo qualcosa anch'io, sì, onestamente. Ecco, tu eri già un uomo di medicina, possiamo dire, no? Quindi forse hai capito prima di altri quello che stava succedendo, o sbaglio? No, sì, l'avevo brutta, ma ero in contatto con il dottor Monti, cioè sì, c'era polmonite innate, antibiotici, e invece poi gli esami fatti a Trieste qua, e hanno trovato un qualcosa che non andava al fegato, che non era una bella cosa, è stato un po' fulmine, no? Certo. Mi ha trovato, sì. Beh, ma io, e mi commuovo anche a parlarne, posso immaginare che tuo papà abbia passato l'ultimo periodo della sua vita circondato da grande amore, soprattutto dai medici che l'avevano in cura, o sbaglio? Sì, no, tutti, uno più dell'altro, Milan gli aveva mandato un consulco, il professore, adesso mi sfugge il nome, che era un ipatologo luminare dell'Italia, però ha detto sì, è curato bene. Sai cos'è, a distanza di 40 anni adesso, l'ecografia forse l'avrebbe un po' salvato quella volta, invece c'erano delle ecografie un poco così, non nuovi, per cui sì, non si è capito bene la percentuale di danno che aveva il fegato, insomma,
Pensa che se avesse dato ascolto al buon Monti, perché c'è Tato Sabadini, ogni tanto mi racconta che Monti gli diceva: devi bere l'acqua Fiuggi, no? Ha detto che tuo papà dopo 3 giorni si presenta al campo a Milanello, prende la bottiglia e gliela tira dietro a Monti, ridendo. Tuo padre era disarmante da quel lato. Sì, probabilmente in testa sua, cioè io ricordo, io non ho mai avuto niente in vita sua fino a quel periodo, per cui in testa sua non poteva pensare di star male, non ci credeva, no. Si rifiutava di essere un paziente, per cui è un po' anche il carattere mio, certo. Questo, ma lui si rifiutava di essere un paziente, voi dottori non capì niente, quell'altro invece purtroppo la malattia non ti perdona. Certo. Tito, ma papà si nascondeva sempre dietro alla tua dolce mamma quando non voleva fare qualcosa, no? Com'è sta storia? La storia è questa, diceva la mia, c'è, non so, niente, la guardi, però andi bene a cena qua, facciamo la legge, no, non mi lascia mia moglie, la povera Maria, no, non c'entrava niente. Era un modo carino per declinare l'invito. Sì, per declinare, sì. Senti, allora Tito, come sempre la nostra è stata una chiacchierata bellissima, come vedi io non sono un giornalista che ha le domande scritte, perché con te non c'è da scrivere nulla, bisogna andare a braccio, no? Perché tuo papà non ha scritto nulla nella sua vita, era un uomo che è arrivato col lavoro duro, benché il lavoro non sia improvvisazione, però c'è una strada mentale lunga, dritta da seguire. Tuo papà era così, no? Non aveva computer o cose. Lui diceva sempre, correggimi se sbaglio, arbeiten, lavoro, sì. Ecco, quindi insomma, stando su questa massima di tuo papà, io ti ringrazio. Oggi mi hai detto con piacere che quella meravigliosa casa dove fece l'intervista con Brera è ancora dei Rocco, è una cosa che mi fa piacere. Sì, abita mio fratello, che era la casa divisa a metà dove abitavo noi, c'è la figlia di mio fratello, sempre casa Rocco, ecco. Via D'Angeli 2830, sì. Mentre la cara vecchia macelleria... No, la cara vecchia macelleria è sparita tanti anni fa e adesso... Che stanno rimettendo e rimodernando tutto il palazzo, e mi pare che nell'angolo della macelleria, così dicono qua a Trieste, perché ci sono le scritte ancora macelleria Rocco, sì. Vogliono fare una specie di, in futuro, di enoteca museo, roba del genere, in Piazza Rocco, però... Ah, che bello! È tutta una cosa, forse a livello commerciale, ma è simpatica. Comunque rimettono le scritte, resta scritto macelleria Rocco e... È stato un movimento nazionale quando ha cominciato a lavorare, da tutti qua detto no, le scritte devono rimanere. Eh beh. E credo che se vogliono creare un centro di cultura, così sarà ancora interessante. Sì. Ma Tito, tu lo sai che il mio sogno è quello di venire truccato come mi truccarono la festa di Sanremo, non so se hai visto quando ho fatto Prodi che ero truccato in faccia, venire truccato come papà imitando papà a Trieste, quello è il mio sogno e spero di coronarlo presto, insomma, sempre che a voi la cosa faccia piacere, ovviamente. Certo, sarebbe, dai, sì. Adesso che abbiamo, come, no, niente, sono sparito, ecco, sì, adesso... Si può studiare. Certo. Sì, adesso. Ci lavoriamo, che è finito sto virus. Finito sto... Il sindaco, il nostro amico vinca ancora e poi ce ne parliamo. Dai, ok, perfetto. Senti Tito, allora io ti ringrazio, salutami tua moglie che è tanto carina.
Tuo fratello lo vidi una volta, se non ricordo male, di viso somiglia molto, molto tuo papà, lui. Sì, 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 sì. Mentre la voce è più tua, la voce di papà, eh? Sì? Sì, sì, io... Spero la testa. Ma guarda, io ho avuto la fortuna di conoscervi tutti e due, se ti ricordi bene, in quella partita dove c'era il povero Pierino, Zagatti, Luigi Maldera, Scala, che fu un pomeriggio meraviglioso, guarda, quindi devo dire... La testa di papà c'è, ma soprattutto voi avete il cuore di papà, che è qualcosa di insuperabile, veramente. Grazie, grazie. Ma di niente. Allora Tito, io ti ringrazio, ti chiedo un saluto alla pagina Facebook PES Graffiti. PES Graffiti? Sì, un saluto da Tito Rocco a PES Graffiti, vai. Sì, un saluto da Tito Rocco a PES Graffiti. Fantastico Tito. Ok, allora resta in linea che ci salutiamo. Io stacco, ma tu resta in linea. Sì. Ciao Tito, grazie. Ciao, ciao. Quando faccio una cosa mi piace farla bene. Per questo, se voglio il calcio vintage virtuale, guardo PES Graffiti. PES Graffiti, quando i campioni del passato tornano protagonisti. Pelé, avanza Pelé, Pelé, tiro il gol di Pelé. PES Graffiti, amichevoli, campionati e coppe. PES Graffiti, competenza e simpatia. Insomma, PES Graffiti the best. Just a touch of class.